Salve a tutti e benvenuti con il secondo episodio delle mie top 5 legate al mondo dei Pokémon. Prima di cominciare voglio ringraziare veramente tutti voi per il grande numero di commenti, visualizzazioni e mi piace che sono arrivati nella prima puntata della mia top 5 legata ai Pokémon di Kanto. Molti di voi mi hanno mandato tantissimi commenti con le loro top 5 personali sui Pokémon di Kanto. Ovviamente le ho lette tutte, qualcuno ha fatto qualche errore mettendo nella top 5 dei Pokémon non di Kanto, ma va bene. E oggi, procedendo per numeri precisi, andremo con la top 5 sui Pokémon più belli della regione di Johto, quindi parliamo della seconda generazione. Al quinto posto... Slowking! È stato bellissimo vedere come un Pokémon dall'aria così tonta e stupida come Slowpoke sia potuto diventare un Pokémon così regale come Slowking. Slowking in un certo senso è il re degli Slowpoke, quindi non ho null'altro da dire se non lunga vita al re. Al quarto posto... Wobbuffet! Uno dei Pokémon più semplici nell'aspetto, ed è proprio questo che lo rende bello. Poi con quella coda con gli occhi, con il suo sguardo molto pazzo e la sua mossa specchio velo, diventa un Pokémon veramente eccezionale. Al terzo posto... Politoed! Essendo la sua pre-evoluzione Poliwhirl il mio Pokémon preferito, di certo Politoed non poteva mancare in una top 5. In un certo senso lui è il re dei Pokémon rana, dato anche il suo metodo evolutivo con la roccia di re. Poi con l'abilità Piovischio l'ho visto un sacco di volte nel battling per fare il team Pioggia Danza. Al secondo posto... Skarmory! Ho sempre pensato che Skarmory fosse un Pokémon di terza generazione, perché l'ho visto per la prima volta giocando a Pokémon Smeraldo. Forse perché io nella seconda generazione giocai a Pokémon Oro e lui è un'esclusiva di Argento. Sull'aspetto non ho nulla da dire, è un volatile metallico straordinariamente bello, quindi merita il secondo posto nella mia top 5. E al primo posto... Tyranitar! Tutti amano Tyranitar, io compreso. L'ho conosciuto nell'anime, quando era il Larvitar di Ash, e mi ricordo che faceva quegli urli strazianti, e poi l'ho avuto nel team di Pokémon Heart Gold e Soul Silver, non mi ricordo in quale dei due giochi, in quanto li ho giocati tutti e due. Si evolve molto tardi, se non sbaglio verso il livello 55, e tutti sanno, almeno quelli che mi conoscono, che non mi piacciono i big Pokémon, ma lui è una delle poche eccezioni. Tyranitar è veramente un Pokémon bellissimo. E anche per questa top 5 è tutto, adesso come al solito entrate in gioco voi, infatti voglio sapere nei commenti qual è la vostra personale top 5 sui Pokémon di Johto. Dal numero 5 al numero 1 fatemi sapere quali sono i vostri Pokémon preferiti della seconda generazione. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un mio prossimo video.